Oggi il ministro dell'Interno Piantedosi si trova a Milano per il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza per fare un punto sulle azioni già avviate in città, con particolare attenzione alla stazione centrale e alle zone adiacenti. Tanti, insomma, i fatti di cronaca che ci hanno restituito un po' l'immagine e l'istantanea di una città poco sicura. Allora andiamo a fare il punto in diretta con la nostra, eccola, Alessandra Del Mondo. Buon pomeriggio. Sì, Elga, buon pomeriggio. Lo dicevi, ho un'immagine che ha cambiato anche un po' la percezione dei cittadini per gli ultimi episodi di cronaca. Parliamo di 4 violenze sessuali denunciate nelle ultime 2 settimane. Una notizia importante che è arrivata questa mattina è che la polizia ha fermato e identificato uno degli violentatori della notte tra il 28 e il 29 aprile, quando una giovane ragazza senza fissa dimora è stata violentata. Appunto, ha denunciato la denuncia, è stato fermato un ragazzo di 32 anni, somalo, anche lui senza fissa dimora, proprio nelle zone del la stazione centrale. Cosa è successo in prefettura a Milano? Un vertice alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il ministro Piantedosi ha confermato che arriveranno altri 430 agenti in più. Qual è l'obiettivo? Aumentare il presidio e il controllo del territorio, non un presidio statico in stazione centrale, ma più uomini che gireranno intorno a quell'area, le aree più sensibili di Milano, della città di Milano, e sarà estesa appunto l'area di controllo in quella, in quel punto. Piantedosi ha poi confermato che c'è anche un progetto per aumentare la sicurezza proprio all'interno delle ferrovie, proprio alla luce di questi episodi. Questa è la percezione delle persone. Dall'altro lato, diceva appunto il sindaco Sala, che è importante fare anche una buona comunicazione, perché c'è anche un disagio sociale di alcune di queste persone vittime di violenze e anche degli aggressori stessi. Insomma, c'è tutto un percorso da fare. Io vi lascio con le parole del ministro Piantedosi, che ha parlato anche del numero dei reati tipici e di come sono calati nel corso degli anni, perché Milano e la provincia di Milano è una città dove si denunciano i fatti. Vi lascio con le parole del ministro, ci sentiamo più tardi. Noi abbiamo fatto una verifica di quelle che sono le iniziative di questo primo quadrimestre dell'anno che le forze di polizia, il sistema della sicurezza pubblica, del Comitato per l'Ordine Pubblico di Milano, che coinvolge anche il sindaco, le autorità territoriali, hanno fatto nella zona della stazione. Abbiamo confrontato dei dati rispetto anche, noi abbiamo come parametro statistico l'anno 2019, semplicemente perché comprenderete l'anno del Covid e successivi ha creato un disallineamento, diciamo così, del dato statistico sulla criminalità. Vi dico che nel quadrante della stazione abbiamo provato a focalizzare il dato su quel quadrante. I reati tipici che vengono commessi in contesti come quelli, che sono i furti, le rapine, le lesioni dolose, la violenza sessuale, sono calati nell'anno in corso per effetto dei servizi rispetto al 2019 del 39%. Quindi, diciamo, se dessimo importanza esclusiva al dato statistico, e non la diamo, sia chiaro, dovremmo dire che c'è comunque, questo lo diciamo comunque, che c'è una proficua valenza dei servizi che stiamo facendo.